Storia in diretta. Siamo il giorno 18 aprile del 2018, è anche un giorno significativo perché 70 anni fa, in questo giorno, si sono svolte le prime elezioni repubblicane e Mattarella, non con un colpo di scena perché se ne parlava già ieri, ma ha preso la strada dell'accelerata e due ore fa, l'ho scoperto da poco, ho guardato internet, la storia in diretta si fa così, ha dato un mandato, attenti che non è né un preincarico né un incarico, ma ha dato un mandato esplorativo alla Presidente del Senato Casellati. Allora, cos'è un mandato esplorativo? Un mandato esplorativo non vuol dire che la Casellati deve verificare se esiste la possibilità per lei di governare. Chiaro? Non è che lei... Cioè, mandato esplorativo, vedi se riesci a fare te un governo e fare il capo del governo. No, la Casellati in pratica, perché cosa probabilmente pensa Mattarella? Che i passaggi comunque istituzionali al Quirinale sono passaggi che rischiano di essere un pochino ingessati, che devono avere delle procedure, dei ritmi istituzionali molto stretti. Invece la Casellati, che è vero che è una figura istituzionale ma più libera di un Presidente della Repubblica, può muovere meglio le fila, ascoltare tutti. Quindi il ruolo della Casellati non è un ruolo di parte, è un ruolo di per delega istituzionale del Presidente della Repubblica. Verificare se esiste la possibilità di fare un governo e se esiste la possibilità di una maggioranza, altrimenti c'è il rischio, a parte poi si può sempre tornare indietro, di andare alle urne. Qualcuno dice un mandato esplorativo alla Casellati potrebbe anche voler dire alla Casellati, che poi trasformerà questo mandato esplorativo sempre verso la sua figura, in magari in un preincarico o in un incarico, no? Io non la vedo molto facile questo tipo di soluzione. Potrebbe invece essere il contrario, che una figura istituzionale, la Casellati, fa la parte esplorativa, l'altra figura istituzionale, Fico, potrebbe essere quello che invece far convogliare su di sé l'ipotesi di un governo istituzionale, un governo che per traghettare a nuove elezioni. Sicuramente possiamo dire che è una vittoria di Berlusconi, perché Berlusconi con il 14% fuori dai giochi, quarto partito nel paese, quindi da essere stato per anni il primo o secondo partito, era il quarto partito nel paese, per la prima volta, non essendo nemmeno il più forte all'interno della propria coalizione, si è ritrovato un presidente del Senato di Forza Italia e berlusconiana di ferro, che ora ha un mandato esplorativo, quindi la figura di alta mediazione per arrivare al governo. Ovviamente il mandato esplorativo alla Casellati rende più difficoltosa l'ipotesi Lega Movimento 5 Stelle, però Salvini ha fatto due dichiarazioni che rassicurano e non rassicurano né una né l'altra parte. Cioè ha detto: noi stiamo nel perimetro del centrodestra, noi saremo disponibili a un governo con l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Quindi in pratica però ci sono dei veti incrociati. Berlusconi ha un veto da parte del Movimento 5 Stelle a governare insieme. Quindi l'ipotesi che Salvini continua a dire centrodestra unito se governa insieme al Movimento 5 Stelle potrebbe portare anche a una disunione del centrodestra, perché cosa potrebbe verificarsi? Che la Casellati, anche grazie alla regia di Confalonieri che gestisce Mediaset per conto di Berlusconi, di altri uomini vicini a Berlusconi, potrebbe riavviare una trattativa tra centrodestra, PD,
Però mancano i numeri in questo senso, a meno che non si spacchi la Lega. Oppure questo potrebbe favorire Salvini nel vedere un'azione di questo genere, lo potrebbe svincolare e portare verso il Movimento 5 Stelle. Però intanto una novità c'è, esiste un mandato esplorativo nei confronti di una figura istituzionale e questo mandato esplorativo può portare a dei risultati, ma comunque non si esce dallo stallo. Di fatto la Casellati ora si muoverà per conto del Presidente della Repubblica. La Casellati, risponde alla domanda, ha un tempo che non è stato perimetrato, credo, ho letto da poco la notizia, però è un tempo che ovviamente è veloce. Cioè non può superare la settimana una chiusura di una questione come questa, ma parlo di buonsenso, no? Il tempo istituzionale rimane il famoso 24 maggio, quando saranno passati 2 mesi dalle dimissioni formali di Paolo Gentiloni. Perché proprio lei? Perché è la Presidente del Senato. E voi sapete bene che il Presidente della Camera ha fra i suoi compiti istituzionali, in più rispetto al Presidente del Senato, è lui che presiede le assemblee in seduta comune, Camera e Senato. Però la figura più importante tra i due, anche se non c'è proprio una giurisdizione chiara, è il Presidente del Senato, perché il Presidente del Senato è di fatto un vicepresidente della Repubblica, visto che tra le sue funzioni compete quella di sostituire il Presidente della Repubblica quando questo sia in malattia o sia assente perché è all'estero per motivi vari. Quindi qui non c'è tanto un vice, ma è proprio una delega. Mattarella delega perché pensa che questo possa smarcare meglio le carte. E il fatto che poi fra 4 giorni comunque l'Italia sia chiamata una parte dell'Italia piccola, la regione più piccola se non mi sbaglio dell'Italia è il Molise, sia chiamata alle urne, ha comunque un significato, perché Mattarella ha voluto dare un segnale che si parte alla ricerca del governo prima del risultato elettorale. Però non credo che prima di lunedì ci sia un incarico vero, e lunedì o martedì, quando se eventualmente ci sarà un incarico, un preincarico, sarà fatto con il risultato del Molise. È chiaro che poi il Molise abbia tutto questo valore, con tutto il rispetto per il Molise eccetera, che rompa gli equilibri è tipico della deformazione della politica italiana.